I supplementi di collagene oggi stanno spopolando sempre di più. Ma diciamocelo, chi non vorrebbe assumere un supplemento che ti promette di avere la pelle sempre giovane e di non perdere mai capelli? Questo desiderio è così irresistibile che l'azienda multimilionaria della cosmetica sta facendo palate di soldi proprio attraverso i supplementi di collagene. Quello che promettono, però, è basato sulla scienza o è solo una truffa? In questo video andiamo a esplorare come un supplemento di collagene può influire sulla tua salute e se effettivamente è utile oppure no. Alma Fisio. Curare, non trattare. Premessa: il collagene è una componente essenziale del tuo organismo. È una proteina componente principale di ossa, legamenti, tessuti, muscoli e anche articolazioni. Essenzialmente è la colla che tiene insieme il tuo organismo e che ti permette di camminare e di stare in piedi. La produzione di collagene avviene dal procollagene, una miscela di proteine e vitamina C. Queste proteine sono essenzialmente formate da 4 aminoacidi: lisina, prolina, arginina e idrossiprolina. Questi 4 aminoacidi si uniscono insieme e si mischiano andando a formare delle fibrille che col tempo, la pressione e il carico vanno poi a consolidarsi formando il collagene. Purtroppo però con il tempo la produzione di collagene attraverso questi precursori rallenta progressivamente, lasciando poi quei segni marcati sul tuo viso, sulla tua pelle, che è appunto la vecchiaia. Ma veniamo al dunque. Di cosa sono fatti gli integratori di collagene? Che cosa c'è all'interno di queste pillole o di queste polveri? Effettivamente all'interno delle pillole c'è del collagene di origine animale. Essenzialmente sono gli scarti della produzione animale dei maiali, di pelle, ossa o cartilagine, che vengono poi frullati e rimischiati e messi sotto forma di pillole che poi ti vendono come collagene. C'è anche una versione per vegani, dovuta alla modificazione di alcuni batteri che poi producono appunto collagene. Il batterio di cui parlo è il Picha pastoris, oltre alcuni lieviti. Sono una truffa quindi questi integratori? No, non sono una truffa, al loro interno hanno del collagene. Però, quando tu li assimili attraverso la pillola, non significa che questo collagene andrà proprio nella tua pelle a migliorarne lo spessore. Anzi, quello che succede, come in tutti gli alimenti e le cose che ingerisci, le proteine del collagene che tu mangi verranno poi scomposti negli aminoacidi essenziali che le compongono. E non per forza, quindi, il tuo organismo ritornerà a produrre collagene dove gli interessa. Detto questo però, ci sono degli studi che dimostrano come l'integrazione con collagene possa avere degli effetti positivi. L'integratore di collagene è essenzialmente un integratore di proteine. E in questo studio puoi vedere anche tu che le persone che hanno una dieta con una quantità sufficiente di proteine hanno anche una pelle con uno spessore migliore, un'elasticità migliore e maggior idratazione. E visto che lo spessore della pelle è direttamente collegato anche agli segni dell'invecchiamento, averla più spessa e più idratata ti farà sembrare più giovane. Un altro studio sottolinea che può farti bene avere un'integrazione con il collagene, perché all'interno di queste pillole ci sono i 2 aminoacidi, prolina e lisina. In questo studio c'è scritto chiaramente come l'integrazione con prolina può ridurre gli effetti dell'invecchiamento e migliorare la salute della pelle. E per finire, questo studio del 2018 indica come l'integrazione con glicina aumenta e migliora la produzione di collagene endogeno. Quindi più glicina assimili e più il tuo corpo sarà capace di produrre collagene spontaneamente. E poi c'è un'altra buona notizia. Uno studio del 2017 che indica come integrare con collagene può avere dei benefici per la salute intestinale. Proprio perché il collagene è una componente essenziale per la riparazione delle ferite e dei danni, nelle persone che soffrono di morbo di Crohn o di intestino irritabile, questa proteina può aiutarli ad avere una riparazione accelerata o creare comunque un film protettivo utile come prevenzione. Sono questi gli studi a favore del collagene, gli stessi studi che le aziende cosmetiche si propongono a supporto dei loro prodotti. Quello che però dicono i risultati di una revisione sistematica della letteratura del 2019
non sono concordi a quello che trovi negli slogan pubblicitari. In questa revisione, infatti, i ricercatori sottolineano come non ci siano ancora certezze assolute sull'efficacia degli integratori di collagene, ma anzi indicano proprio che i presunti benefici pubblicizzati dalle aziende non possono essere propagandati dai medici, che dovrebbero stare attenti nel consigliare questi integratori, perché ad oggi non c'è ancora una chiara efficacia garantita dalla scienza che questa integrazione possa effettivamente migliorare la salute. Come mai i ricercatori sono arrivati a queste conclusioni? Se tutto sommato, appunto, avere più collagene, avere più proteine e aminoacidi può aiutare il tuo organismo a produrre più collagene? Il motivo principale è che per avere una pelle sana, il tuo corpo ha bisogno sì degli aminoacidi, ma ha bisogno anche di vitamina C, di minerali essenziali come lo zinco, il selenio, il silicio, altri polisaccaridi e altri aminoacidi. È l'insieme di tutte queste componenti che può mettere il tuo organismo nelle condizioni ottimali di assimilare e produrre collagene autonomamente. E non basterà quindi aggiungere la quantità di aminoacidi nella tua dieta, aggiungere proteine attraverso un'integrazione di collagene per avere poi una pelle o dei capelli sani. Parlo anche di capelli perché gli stessi componenti per la pelle sono presenti anche nella cheratina, che è la proteina che forma appunto i capelli. E anche infatti per la salute dei capelli, gli studi non possono confermare con certezza che l'integrazione con collagene possa essere utile. Cosa possiamo quindi concludere da questa revisione? No, l'integrazione con collagene non è il miracolo che tutti si aspettano, non è quel fattore essenziale per rimanere sempre giovani o apparire sempre giovani con una pelle sana, elastica e ben idratata. Può essere utile in alcuni casi, può aiutare alcune persone, in particolar modo se hanno una dieta carente in proteine, ad avere una produzione maggiore di collagene e quindi anche una pelle un po' più spessa. Ma, detto questo, però, hai capito anche tu, come i ricercatori di questo studio, che non basta un'integrazione con collagene per stare bene, ma ci sono anche degli altri elementi essenziali che possono poi avere un effetto molto più positivo sulla tua salute. E per avere questi elementi essenziali, vitamine e minerali appunto, ci sono delle scelte molto migliori rispetto all'integrazione, che passano attraverso la dieta. La dieta sana, la dieta migliore per la produzione di collagene, è la vera risposta anti-invecchiamento se vuoi avere una pelle sana. E se vuoi capire in dettaglio quali sono gli alimenti migliori per produrre collagene autonomamente, puoi trovare un video che ho già fatto cliccando qui in alto. Se però vuoi approfondire questo tema, ti piace andare in fondo a tutti gli studi, cerca pure in descrizione il link dove troverai tutte le referenze degli studi citati, oltre ad altri che io ho letto personalmente. Adesso passo la palla a te e vorrei che fossi tu a commentare qui sotto com'è stata la tua esperienza con gli integratori di collagene. Hanno funzionato? Hai visto dei cambiamenti? O è stato solo un effetto placebo temporaneo? Racconta pure qui la tua storia, così anche gli altri membri della community potranno imparare. Io per finire ringrazio tutti i miei abbonati che ogni mese mi sostengono con un piccolo contributo, e se anche tu vuoi farlo puoi aiutarmi cliccando sul pulsante abbonati. Se non lo puoi fare non ti preoccupare, andrò sempre avanti facendo divulgazione, puoi comunque aiutarmi in modo completamente gratuito mettendo un pollice in su e iscrivendoti al canale. Noi ci vediamo settimana prossima, ciao e grazie!